Pessina torna a casa, eravate a conoscenza dell'incredibile storia che c'è dietro? Il centrocampista campione d'Europa è nato proprio a Monza nel 1997 ed ha iniziato a giocare nella società Brianzola quando ancora era molto piccolo. Nel 2015 poi a 17 anni esordisce con gol in Serie C. Pessina è fondamentale per il Monza in quella stagione, segna 3 gol in 2 partite nelle finali play-out, ma non basta, la società Brianzola fallisce qualche settimana più tardi. Pessina quindi venne acquistato dal Milan. Ed il retroscena di questa trattativa è davvero incredibile. Galliani, un giorno prima della scadenza del contratto, presenta un'offerta al Monza di 30.000 euro, in realtà per pagare gli stipendi. Così facendo, soffia Pessina all'Inter. Da lì in poi i vari prestiti in giro per l'Italia, le esperienze a Lecce, Como, Spezia, prima della definitiva consacrazione all'Atalanta. Pessina adesso torna al Monza da capitano. Pessina adesso torna a casa. Quanti gol secondo voi riuscirà a segnare nella prossima stagione?